Buongiorno Gerarda, buongiorno Antonio e buongiorno all'avvocato Sergio Carrozza, che ringrazio vivamente a nome mio Buongiorno. personale, a nome di UPDA tutta, come ha detto Armando, per essere qui presenti come sempre con noi a darci supporto e per tutto il lavoro che hanno fatto nel corso di questi anni. Se oggi siamo analogisti è grazie anche al lavoro fatto dal SINAPE. E la dignità che oggi ha l'analogista è anche grazie al lavoro fatto dal SINAPE. Quindi io li ringrazio proprio pubblicamente oggi per tutto quello fatto fino ad oggi. Ed in particolare ci ho tenuto a presentare io questo intervento perché l'intervento di oggi è una sorta di sorpresa, diciamo, in qualche modo che abbiamo fatto i nostri analogisti, perché nel corso, se non mi sbaglio, Gerarda, quanto ci abbiamo messo? Forse l'ultimo anno e mezzo, 2 anni a lavorare su questa cosa? Avete il microfono chiuso, eh? Potete aprirlo. Eccovi. Sì, ecco, ok. Ecco, buongiorno, ecco. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Oggi il SINAPE Felsa CISL, l'avvocato Sergio Carrozza, che ha supportato appunto questo lavoro, presenteranno il lavoro che è stato fatto, come dicevo, nel corso di questi ultimi 2 anni. Un lavoro grossissimo a cui... nel quale abbiamo messo tantissime energie tutti quanti e io in particolare e Stefano ci tenevamo tanto perché, come dicevo prima, negli anni abbiamo cercato di far capire qual era il valore dell'analogista, qual era l'importanza e qual era, diciamo, l'identità professionale dell'analogista. Questo parere legale che verrà presentato in qualche modo oggi e tutto il lavoro fatto dal SINAPE Felsa CISL oggi è veramente importante. Di conseguenza io passo la parola a loro affinché spieghino qual è il lavoro fatto fino ad oggi in tutte le sue forme e anche qual è l'importanza effettiva di questo parere legale sulle nostre discipline e sulla nostra professionalità. Io vi ringrazio moltissimo e buon intervento e ci sentiamo dopo. Grazie. Grazie, grazie a te Samuela per la volontà, la passione che hai messo non solo negli ultimi 2 anni, ma fin dall'inizio che ti abbiamo conosciuta per dare una veste giuridica alle professioni che voi divulgate e trasmettete. Io ruberò pochissimi minuti perché vogliamo realmente lasciare la parola e al presidente e all'avvocato Carrozza, proprio per parlare della validità del parere legale che ha dato questa veste molto più importante alla figura dell'analogista. Tu sei stata presente al nostro congresso, al congresso del SINAPE CISL, in cui abbiamo portato in auge un po' tutto il lavoro per il vasto ed eclettico mondo che noi rappresentiamo. E come organizzazione sindacale e come organizzazione di categoria, ossia Confascesa, la grande confederazione a carattere europeo di cui l'UPDA naturalmente ne fa parte. In quell'assise congressuale abbiamo cercato un po' di fare il punto tra luci e ombre nel nostro cammino verso un riconoscimento, una regolamentazione definitiva della nostra categoria, in tal caso non di meno della figura dell'analogista. Quindi noi vogliamo dire un po' a tutti i partecipanti, ai vostri studenti, ai vostri professionisti, che siamo consapevoli che la stagione socio-economica che stiamo vivendo è di profonda incertezza. Il periodo che stiamo attraversando, ben sappiamo che è un periodo complesso, però noi come organizzazione che tutela e rappresenta gli operatori del settore, in questo caso l'analogista, lanciamo l'invito importante che devono essere partecipi ad ogni iniziativa, far sentire la propria voce, perché ribadisco un concetto, cari amici, molto molto importante. L'UPDA, l'Università Popolare delle Discipline Analogiche di Stefano Benemeglio, ci mette passione,
economia, permettimi di dirlo, Samuela, fondi, strategie, tempo per legittimare questa meravigliosa professione. Però, cari analogisti, c'è bisogno anche della vostra attiva partecipazione e di una consapevolezza che nel mentre voi operate e lavorate nei vostri studi, l'UPDA, il SINAPE con i suoi uffici legali, Confascesa con le sue lotte, con la sua trasposizione verso l'Europa, vi tutelano e vi rappresentano. Però, cari amici, noi per le istituzioni siamo dei numeri, dobbiamo esserci per contare in modo incisivo. Dobbiamo essere sempre presenti a queste iniziative messe in essere. Quindi, come si evince anche dallo slogan che noi abbiamo lanciato per il congresso a cui molti hanno risposto, esserci per realizzare il futuro. Questo è stato il nostro slogan, cioè avere la considerazione che meritiamo come operatori del benessere generale. Un benessere che dobbiamo noi portare sempre più alla luce, perché, cari amici, dalle ultime ricerche che abbiamo fatto ci troviamo in un paese dove gli ordini professionali, perdonatemi se sorrido, ma è un sorriso un po' amaro, molti ordini professionali vorrebbero occupare un po' tutta la scena, compresa la nostra, strizzando appunto in qualche modo l'occhio verso le discipline che voi promulgate e che voi come professionisti professate. Quindi esserci tutti insieme come UPDA, come SINAPE CISL, come Confascesa, deve tradursi in un gioco forza per avere un peso maggiore, specifico, anche per una costruttiva interlocuzione con il mondo socio-politico istituzionale. Quindi, se ci si rende conto dell'importanza delle organizzazioni che avete alle vostre spalle, e mi rivolgo in modo particolare agli analogisti, a coloro che sono in formazione, a coloro che si avvicinano a questo mondo, noi riusciremo a muoverci ancor più incisivamente, in modo unito ed organizzato, e non saremo mai più percepiti come tanti coriandoli nel vento, ma come un'entità compatta, affidabile e molto più degna di considerazione e di ascolto. Quindi quello che noi diciamo è una semina che è iniziata tanti, tanti anni fa e che ha contribuito, come diceva la dottoressa Samuela Stano prima, a scrivere la storia di questa categoria, la storia della figura dell'analogista. Per cui, cari amici, tutti insieme bisogna salire sulla macchina del tempo e tornare per un attimo a quelle prime lontane stagioni di lotta per comprendere realmente quante sono state le cose che abbiamo fino ad oggi migliorato, pur nelle difficoltà che certo non mancano ancora oggigiorno, attenzione, per cui il SINAPE CISL, unitamente a Confascesa, unitamente agli uffici legali, e ringrazio veramente di cuore l'avvocato Sergio Carozza che non solo ha preparato un parere legale per dare una veste giuridica, ma ha messo passione nel voler conoscere le discipline di cui si parla, e con la passione ha redatto quel parere che poi lui stesso ce ne illustrerà la validità. Per questo ringrazio Samuela, ma ancor di più invito tutti gli operatori, i soci, cultori, studiosi di questo vasto ed eclettico mondo a capirne e coglierne l'essenza
e l'importanza. Per cui vi ringrazio, ringrazio te Samuela, un abbraccio a voi tutti e lascio la parola. Grazie tanta, mi hai tolto le parole di bocca, guarda, grazie mille e grazie all'avvocato Sergio Carrozza. Approfitto, vedo che c'è collegata anche Lucianella, la volevo ringraziare, anche lei ha dato un grandissimo supporto negli anni e anche in quest'ultimo lavoro ha dato tantissimo impegno, quindi la volevo ringraziare. Sì, buongiorno. Io poche cose, perché Gerarda, come dire, nel suo breve intervento ha detto tutto, tutte le cose che ci accomunano, tutte le cose che fanno sì che stamattina stiamo qui ad illustrare questo parere giuridico. Io come lo intendo? Qual è il contributo che voglio dare? Voi siete dei professionisti, come dicevamo prima, qualcuno in formazione, qualcuno già operante. Professionisti, quindi i professionisti, per poter esercitare la loro professione, hanno bisogno di quello che si chiama il cassetto degli attrezzi. In inglese toolkit, però mi piace il cassetto degli attrezzi, mi dà più un'idea precisa. Nel cassetto degli attrezzi dobbiamo avere due o tre cose importantissime. Una è la formazione, chiaramente, che ci permette di poter esercitare la nostra professione. Ma non è sufficiente, e non è solo quello. Abbiamo bisogno di strumenti di tipo legale, di tipo amministrativo, di tipo fiscale e quant'altro. Questo qui, il singolo professionista, è difficile che li possa organizzare da solo. Si deve rivolgere, gioco a forza, a qualcuno che organizza queste cose, qualcuno che fa di mestiere queste cose. Noi come sindacalisti non siamo dei sindacalisti anomali, non facciamo solo quel mestiere di sindacalisti, facciamo anche il mestiere nostro di naturopata e quant'altro. Però voglio dire, il SINAPE, essendo un sindacato confederale, mette a disposizione dei professionisti del settore tutta una serie di convenzioni e quant'altro, a partire dalle convenzioni fiscali, a quelle legali e quant'altro, perché queste costituiscono il cuore degli attrezzi che il professionista può e deve utilizzare per poter esercitare tranquillamente la sua professione. Deve essere tranquilla nell'esercizio della propria professione. E abbiamo messo anche come Confascismo anche altri strumenti, tipo quello della certificazione delle competenze professionali, importantissimo, che è richiamata dalla famosa legge 4/2013, e l'UPDA, supportata dal SINAPE, nel 2016, già ormai sono 6 anni che abbiamo la norma proprietaria fatta proprio sulle discipline benemegliane, io le chiamo così alle volte, ma voi mi capite esattamente di questo. Quindi abbiamo creato anche quello strumento per dare appunto al professionista, come dire, un set di strumenti adeguato affinché possa esercitare liberamente, coscienziosamente, con competenza, la propria professione. Quindi abbiamo tutto, dalla formazione, dall'assistenza fiscale, legale, quant'altro, alla certificazione che rispetto al pubblico, rispetto al mercato, come si suol dire, ci garantisce anche che noi siamo dei professionisti che non hanno nessun tipo di timore nell'esercitare liberamente, tranquillamente la propria professione. Questo volevo solo dire, che questo qui, anche questo parere legale promosso da UPDA e con i contributi di varie persone, la Genesi l'hanno descritta bene Gerardo e Samuela. Anche io ringrazio Lucianella che, fra le altre cose, saluta, e lei fa parte del comitato tecnico scientifico del SINAPE, no. Quindi figurate. Allora, sempre con onore. Lo so. Allora, quindi è questo il contributo che volevo dare. Adesso a questo punto penso che invece nello specifico di questo strumento di cui stiamo parlando stamattina è meglio dare la parola all'amico, perché è un amico, come diceva Gerardo, si è appassionato a questo. Quando ci si appassiona, ecco, quando un professionista, lui è il professionista legale, si appassiona poi alla tematica che devi affrontare, riesce ancora meglio. Questo è, voglio dire,
è il sale di tutte le dovrebbe essere il sale di tutte le professioni, anzi il sale di tutti i professionisti che esercitano una professione e la devono esercitare con questo tipo di attenzione. Quindi do la parola a Sergio Carozza per illustrarci il lavoro. Grazie Antonio. Grazie a voi. Grazie, buona domenica anche a voi. Ringrazio anzitutto, diciamo, la padrona di casa, Samuela Stano, con cui abbiamo già avuto modo di interloquire. Grazie. La, diciamo, cortese disponibilità. E anche gli amici Antonio e Gerarda del Sinapo, con cui loro dicevano stiamo costruendo un percorso comune che è molto affascinante. Come è stato molto interessante lavorare a questo parere, anzitutto perché, come dire, non si finisce mai di imparare. Quindi per affrontare le questioni, diciamo, delle spigolature, delle angolature legali che potevano incontrare i cultori, gli operatori, delle discipline analogiche, è stato per noi necessario, ed è stata anche un'esperienza molto valida, imparare le nozioni e la storia di questa interessante esperienza nata appunto dalle idee di Stefano Benemei. Ed è stata anche un'esperienza personalmente, come dire, di crescita, come sicuramente di crescita per tutti i vostri operatori, per coloro che si rivolgono a voi. Anzitutto un'indicazione di traccia. Questo non è un parere né un lavoro definitivo, ma è uno strumento, come si usa dire, work in progress, nel senso abbiamo provato a mettere giù degli appunti insieme, condivisi, e tra l'altro anche gli amici dell'UPDA hanno avuto un ruolo decisivo per integrare, per limare sulle definizioni della disciplina che loro coltivano, ma anche perché, come dire, il diritto non ha mai fine, perché vive delle esperienze quotidiane, del lavoro che fate, dei casi che possono accadere e poi soprattutto dei pareri della pubblica amministrazione e ai noi talvolta anche dei tribunali. Le tracce su cui abbiamo tentato di lavorare proverò ad elencarvele in maniera sintetica e per flash e poi eventualmente vediamo insieme qualche confronto. Anzitutto noi siamo partiti dalla base del nostro ordinamento giuridico, che è la nostra magnifica carta costituzionale, ed abbiamo richiamato per iniziare nel parere due norme che riteniamo, come dire, dei capisaldi anche per l'attività delle discipline analogiche benemeiane, l'articolo 41 e l'articolo 35. L'articolo 41 della Costituzione, come dire, traccia la libertà di iniziativa economica, che nell'interpretazione, come dire, dei più raffinati giuristi e costituzionalisti non è intesa in senso strettamente monetario, permettetemi il termine, ma in realtà è la libertà che nel nostro ordinamento di struttura, come dire, di base liberal-democratica, è la libertà anche di avere dei vantaggi e di poter esprimersi nel mondo socio-economico nella maniera ritenuta a sé più idonea e più confacente alle proprie aspettative. E quindi questo crea una prima protezione rispetto a chi intende realizzare delle attività, come nel vostro caso, che non rientrano in canoni già prestabiliti o definiti dal punto di vista ordinistico. E l'altra norma, che è un faro anche delle vostre attività, è l'articolo 35 della Costituzione, che tutela il lavoro, ma in tutte le sue forme. Non solo il lavoro subordinato, ma anche il lavoro autonomo, il lavoro delle professioni non regolamentate e tutte le attività, le possibilità, puoi dire, che la nostra società, che la nostra comunità richiede e consente di esprimere. E quello che voi fate, sia come operatori a contatto con gli utenti, sia come docenti per la formazione di altri operatori, sicuramente è il lavoro tutelato anche quello dall'articolo 35 della Costituzione. Allora, già sapere, puoi dire, di avere degli ancoraggi nella carta costituzionale, puoi dire, consente di essere più sicuri, è stato per noi, puoi dire, ci ha reso più sicuri nella redazione del parere, soprattutto sugli aspetti di liceità, e soprattutto anche voi nella conduzione delle attività quotidiane.
Dal punto di vista un po' più, come dire, pratico, un po' più quotidiano, permettetemi, il confronto sovente che accade, soprattutto con gli ordini ed anche nelle esperienze che abbiamo fatto a volte insieme, crea a volte delle situazioni di contrasto, soprattutto con le professioni mediche o le professioni regolamentate dall'ordine degli psicologi. In realtà noi nel parere abbiamo provato anche lì a scrivere che il campo di definizione e cosiddetto di riserva di queste due professioni è ben ristretto e non può precludere l'esercizio di altre attività. Per quanto riguarda la professione medica, non abbiamo nel nostro ordinamento una legislazione compiuta né una legislazione espressa, ma in realtà la giurisprudenza sia amministrativa che penale, potremmo dire, individua quale attività esclusivamente riservata al medico abilitato ed iscritto all'ordine, vuol dire l'attività di diagnosi. Cioè solo al medico è consentito di diagnosticare la patologia a fronte di una sintomatologia osservata. Ma già la terapia, ad esempio, può essere, come dire, oggetto, può essere sviluppata anche da altri soggetti. Faccio un esempio, come dire, che è molto semplice. Quando noi ci rivolgiamo al medico, il medico può anche indicarci come terapia, ad esempio, la ginnastica. Faccio un esempio estraneo, come dire, alle nostre attività per renderlo più chiaro. Quindi al medico è riservata la diagnosi, ma anche le terapie che consentono, come dire, il miglioramento del proprio stato psicofisico possono essere condotte anche da altri soggetti. Per quanto riguarda invece l'attività dello psicologo, la situazione è normata dalla nota legge 56 dell'89 e anche lì abbiamo provato a individuare un cardine, così ristretto, di riserva alle attività dello psicologo. E quelle, lo psicologo, sono riservate, come dire, le attività volte al superamento delle disfunzioni classificate e codificate, ma nulla vieta, come dire, per uscire da una propria situazione di stress, per svincolarsi da un particolare periodo della propria vita molto stressante, o per cercare, come dire, delle strade per migliorare le relazioni con la propria comunità, nella propria famiglia, di rivolgersi anche ad altri soggetti. Perché questi soggetti, come voi fate in maniera molto chiara, cristallina e appunto professionale, non indichino le attività di superamento delle disfunzioni psicologiche codificate. E questo ci rende anche conforto nell'affrontare un altro aspetto che è stato così spesso, per chi come voi realizza delle attività non soggette ad ordini, alle iscrizioni ordinistiche, il famoso articolo 348 del codice penale, che vieta l'esercizio abusivo della professione. Tanti professionisti non iscritti a ordini professionali a volte hanno dovuto affrontare il percorso, purtroppo, di un procedimento penale. E anche qui, anzitutto, dobbiamo dire con forza, anche nelle attività, come dicevano in maniera intelligente Gerarda e Antonio, nelle attività, come dire, di pubblica campagna e di attività sociale, l'articolo 348 è stato introdotto dal legislatore per tutelare un interesse pubblico, per evitare, permettetemi di dire, come dire, che soggetti deboli si rivolgano a dei approfittatori, ma non è un presidio della categoria, non è una questione, non è un presidio a tutela dei medici o degli psicologi, è un presidio a tutela dell'interesse alla salute, a evitare che qualcuno metta fuori la porta, come accade a volte, leggiamo le cronache dei giornali, la targhetta dentista, poi in realtà quello che sta dentro è un ragioniere e quindi non c'entra niente. Lì certo andiamo fuori, o che qualcuno provi a operare a cuore aperto un soggetto senza averne competenze, quelle si certificano, ma non può impedire o non può terrorizzare dei soggetti che vogliono esprimere liberamente una propria vocazione,
come nel caso delle discipline analogiche bene vegliate, o soggetti che cercano altre strade per il proprio miglioramento personale. E anche infatti la giurisprudenza negli ultimi anni, fortunatamente, dei passi in avanti li ha fatti. Basta pensare, l'abbiamo citato anche nel parere, alla giurisprudenza che consente anche attività di ipnosi a soggetti non medici o non psicologi, purché appunto non tendano a utilizzare questi strumenti per svolgere una diagnosi o per superare disfunzioni psicologiche. E poi soprattutto, come dire, abbiamo visto, come dire, questi aspetti sotto un'angolazione negativa, ma in realtà basta citare, come dire, gli aspetti positivi, gli aspetti proattivi e propositivi delle discipline benemeiane, l'avanzamento delle proprie potenzialità, la crescita personale, il riequilibrio emotivo, uno stile di vita orientato al benessere. E come, cosa c'entrano, come dire, questi temi ben da voi condotti nella vostra pratica quotidiana con le attività riservate, o perché mai dovrebbero subire il terrore di un'indagine penale? Allora la fase propositiva, la fase attiva di quello che voi fate nei confronti dei soggetti che a voi si rivolgono, come dire, rende più semplice, rende più serena l'attività quotidiana. Un altro ancoraggio, come dire, di tranquillità ce lo offre anche il diritto dell'Unione Europea, che sempre più nella pratica quotidiana, come dire, tra altre basse, tra stop and go, ma di fatto ormai il nostro è un ordinamento che inizia appunto nei livelli comunitari, come dire, è un percorso ormai probabilmente irreversibile. È il Trattato di funzionamento dell'Unione Europea, la direttiva 2002/61 sul riconoscimento delle qualifiche professionali, come dire, rendono chiaro vari punti, ma noi ne abbiamo provati a focalizzare due. Uno è quello del libero accesso ai servizi. Quello che voi fate, lo fate con passione, lo fate con uno spirito quasi, come dire, con grande, come dire, volontà di miglioramento nei confronti degli altri, potremmo dire quasi con spirito solidaristico, ma perché no? Comunque un servizio, e perché limitare o, come dire, ostacolare un servizio? E l'altro aspetto molto interessante che viene, come dire, dall'ordinamento comunitario e dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea è la tutela della diversità culturale. Perché, come dire, quello che voi avete costruito a partire, come dire, dalle riflessioni di Stefano Benemeglio, a partire dalle riflessioni successive, sono spunti di diversità culturale. Anche la volontà di costruire una crescita professionale, intracciati, mai battuti prima da altri, in percorsi che altri non hanno conosciuto, è uno spunto di diversità culturale che è tutelato dal nostro ordinamento a partire dall'ordinamento dell'Unione Europea. Un altro ancoraggio, come dire, di garanzia è quello della cornice all'interno della quale voi sicuramente rientrate, e che è quello delle discipline bionaturali. Questa è una battaglia che voi probabilmente conoscete meglio di me. Gli amici del SINAPE sono alfieri, stanno costruendo la storia, permettetemi di dire, di questo pezzo di ordinamento giuridico. Però oggi non siamo ancora in Italia ad una legge quadro completa sulle discipline bionaturali. Però c'è una codificazione che noi possiamo costruire, che anche altri, come dire, hanno costruito, prendendo pezzi, come spesso si fa all'interno del nostro ordinamento. Anzitutto le leggi regionali che già esistono, a partire dall'esperienza lombarda, dove vi sono più definizioni delle discipline bionaturali, anche altre regioni l'hanno approntato, ma è sufficiente in questa sede citarne una, a partire anche dalla giurisprudenza amministrativa. Cito ad esempio alcune sentenze del TAR che noi abbiamo indicato nel parere, dove si fa riferimento ad una impostazione olistica della ricerca del benessere, quello che fate anche voi, a un approccio finalizzato al miglioramento professionale,
e i giudici amministrativi più volte hanno indicato, come dire, che queste strade devono essere tutelate e non possono essere ostacolate. E se anche alcuni pareri del Ministero dello Sviluppo Economico, che abbiamo indicato insieme nel lavoro, come dire, consolidano questi solchi, consolidano questi mattoncini. Quindi possiamo dire che oggi certamente sarebbe auspicabile, come in altri settori, un intervento chiarificatore del legislatore che consentirebbe a voi e a noi che tentiamo di affiancarvi di avere la strada più semplice, ma potremmo dire che nel nostro ordinamento oggi già esiste, come dire, una normazione delle discipline bionaturali e che sono soggette a una tutela e le discipline analogiche e benevegliate sicuramente rientrano all'interno di questo aspetto e di questa tutela. Così come lo diceva Antonio, come al solito puntuale, da grande conoscitore di questa materia, la legge 4/2013, qui sì il legislatore ha fatto un lavoro molto ragionevole e anche molto utile a noi, che è quello di indicare un quadro delle di tutela, di garanzia e di normazione delle discipline non regolamentate. Rientrano le discipline analogiche benevegliane nella 4/2013? Sicuramente sì. È questo un ulteriore strumento di garanzia per le vostre attività? Sicuramente sì. Allora come si fa a dire, come ha tentato di fare a volte qualche ordine professionale in giro per l'Italia, che siamo fuori dall'ordinamento? Noi ci siamo ben dentro e ci siamo ben dentro con diverse tutele. Tra l'altro tutele di cui voi avete in maniera, come dire, oculata, in maniera veduta, fatto già, come dire, buon utilizzo, ad esempio adottando la disciplina volontaria che avete registrato sulla, appunto, sulle discipline analogiche benevegliane, perché questo vi dà un grande, come dire, un grande salto di qualità, vi consente di avere un grande salto di qualità. Un altro aspetto che mi preme sottolineare è quello dell'apprendimento formale o non formale, anche questo soggetto all'intervento legislatore del decreto 13/2013. Anche lì il legislatore sostanzialmente cosa ci ha detto? Che è vero che esistono i percorsi di formazione codificati a partire dall'ordinamento scolastico, a partire dall'ordinamento universitario, e quello della formazione professionale, di fatto, come dire, regolamentata per lo più dalle regioni, che è soggetta a codificazioni, classificazioni e puntualizzazioni formative e amministrative. Ma nulla esclude, sento un fruscio, mi perdonerete, grazie. Ma anche l'apprendimento informale o non formale deve essere soggetto a tutela, deve essere promosso e deve essere custodito e garantito. E allora le discipline analogiche e benevegliane, le pratiche che voi coltivate e suggerite quotidianamente, sono di certo una competenza, consistono in una comprovata capacità di utilizzare diversi ambiti della vasta conoscenza del nostro io, delle nostre personalità, e anche di incrementare abilità che conosciamo meno, non conosciamo ancora bene, ma che possiamo acquisire appunto in percorsi non per forza codificati, ma che possono anche essere informali o non formali. E quindi ancora questo, come dire, dà conforto alla vostra attività. Due punti un poco, come dire, più non critici, ma complicati, che richiedono una certa attenzione, sono gli aspetti strettamente legati all'ipnosi, perché lì esistono due norme definite del codice penale, la 613 e la 728 del codice penale, che individuano due fattispecie di reato. Però anche lì, come dire, vado in maniera molto sintetica, basta anzitutto fare attenzione alla raccolta del consenso, ma questo sempre, e lo vedremo dopo, alla chiarezza nelle comunicazioni, che a voi già oggi non mancano, ma è opportuno, come dire, che vi facciate, come dire, latori, vi facciate megafono
nei confronti anche dei nuovi soggetti che si dovessero avvicinare alle alla vostra disciplina, e soprattutto bene attenzione, come dire, a evitare che il soggetto possa essere convinto di non essere cosciente più o assente dalla propria volontà nel momento di ipnosi. Ma sicuramente, come dire, non individuiamo noi alcun rischio di ledere il perimetro definito dal legislatore penale, però, come dire, nella pratica, come dire, quotidiana delle aule giudiziarie possiamo, come dire, ragionevolmente sostenere che possono essere due aspetti un po' più complicati e su cui appunto semplicemente suggeriamo, come dire, di fare grande attenzione nelle comunicazioni, semplicemente perché, mi permetterete, come dire, l'accento molto da avvocato, però purtroppo a volte, come dire, i pubblici ministeri tendono, soprattutto nella fase iniziale di indagini, ad essere poco attenti ai dettagli. Allora dobbiamo essere noi molto attenti ai dettagli nelle comunicazioni e nelle relazioni, per dar subito lo strumento, qualora dovesse esserci, come dire, qualche episodio poco gradevole, subito di accendere la lampadina sulla scrivania, come dire, di chi svolge l'indagine e mettere in chiaro che siamo ben lontani da questo. Quindi abbiamo provato col parere, come dire, e col vostro, come dire, interessante, valido e molto ricco, permettetemi di dire, aiuto, conferma della liceità delle, come dire, dell'attività che voi svolgete, per dare conforto agli operatori, e permettetemi, come dire, di chiudere per adesso con alcune avvertenze, come dire, che derivano appunto dall'analisi di queste tracce che abbiamo trovate nell'ordinamento. Anzitutto per gli operatori, come ha detto bene Antonio, ripeteva anche Gerard, soprattutto utilizzare tutti gli strumenti messi anche a disposizione dal SINAPE e dall'organizzazione che promuove per la certificazione delle proprie competenze, perché questa è una carta sul tavolo nei confronti di tutta la comunità in senso lato. Favorire, promuovere e coltivare l'iscrizione alle associazioni di tutela come il SINAPE, perché anche quello, come dire, è un strumento che consente nei confronti dei terzi, pubblica amministrazione, magistratura, soggetti, come dire, preposti ai controlli, di dire subito: guarda, io sto qui in un sistema ben accorto a tutti gli aspetti. Utilizzare nelle comunicazioni descrizioni chiare della vostra attività, come dire, pensandoci 10 volte ogni volta che bisogna, lo dico soprattutto questo perché oggi purtroppo la comunicazione a volte è veloce, vediamo anche grandi big, per fare qualche esempio simpatico, che a volte incorrono in clamorosi errori di comunicazione, soprattutto con i social network, perché a volte quando si utilizzano questi strumenti di comunicazione, non tanto appunto la targhetta che mettiamo fuori il nostro studio o fuori l'accademia, però a volte la comunicazione social, Instagram, Facebook, è veloce, il computer, mentre si fanno altre cose, però di quello rimane traccia. Quindi su questo mi permetto di dire da legale, perché purtroppo queste comunicazioni poi non si cancellano, di fare attenzione a ogni singola parola, proprio perché noi, come dire, svolgiamo, voi svolgete la vostra attività ben in maniera ottimale, è un'attività molto meritoria, è un'attività che viene da anni di riflessioni, di studi, di meditazioni e di pratiche, e quindi, come dire, è un peccato avere problemi semplicemente perché abbiamo fatto un post in maniera frettolosa mentre facevamo anche altre cose. E soprattutto, come dire, quello che state facendo questa mattina, che mi avete onorato a provare a darvi una mano, continuare nella vostra attività di diffusione delle attività nei confronti degli altri professionisti. Stare insieme è un forte strumento di tutela, perché aiuta a condividere le informazioni e le buone prassi. Grazie. Grazie mille, avvocato, grazie. Grazie. Ne approfitto un attimo al volo per aggiungere una cosetta, visto che l'avvocato ha sottolineato l'utilizzo dei social.
Volevo sottolineare e ricordare a chi è in formazione, a chi è genealogista, che noi negli anni, proprio per seguire questo consiglio molto importante, abbiamo fornito ai nostri professionisti e professionisti in formazione un supporto sull'utilizzo dei social network, perché giustamente, come diceva l'avvocato, è molto complesso questo mondo, si evolve in maniera molto veloce e ne rimane traccia. Quindi comunque noi ai nostri professionisti abbiamo fornito un supporto, forniamo continuamente un supporto riguardo anche l'utilizzo dei social. C'è qualcuno che vuole sottoporre qualche particolare domanda all'avvocato? Approfittiamo adesso di lui indegnamente, proprio perché e l'avanti pranzo e quindi lo possiamo massacrare. No, ma io sono sempre disponibile, lo sapete. Solo chiedere una cosa, Sergio. Hai toccato un punto che ritengo fondamentale. Il parere fatto in continua evoluzione, quindi noi lo prendiamo subito al volo, cioè aggiornamento man mano che la giurisprudenza mette fuori qualche novità, tu ci sarai e questo parere sarà sempre aggiornato. Ho detto bene? Perfetto. Anche okay. Se dovessero capitarci casi che dovremo affrontare insieme, ovviamente quelli saranno poi tutti indicati. Costruiremo una storia insieme di quello che accadrà, anche se dovesse esserci interventi normativi nuovi, potremmo anche costruire momenti di informazione, di condivisione che poi ribalteremo nel parere, perché non ci piacciono e i frutti del vostro lavoro lo dimostrano, non ci piacciono le cose estemporanee, perché quelle poi finiscono. Infatti già stare qui questa domenica, dopo il lavoro che abbiamo iniziato l'anno scorso, l'appuntamento di Firenze, eccetera, è segno di continuità e anche di intelligenza da parte vostra. Grazie. Quindi possiamo considerarlo oggi un punto di partenza, non di arrivo a questo punto, giusto? Bene. Allora io vi ringrazio ancora tantissimo della vostra partecipazione, Gerardo, Antonio e avvocato Carrozza. E vi ringrazio. Carrozza. Una R. Lui ci tiene. Grazie a tutti. Buona domenica. Grazie. Grazie a te. Buona domenica.